Capitale medievale della Valle del Conca, paese antico e presidio fortificato sotto la mano militare della Signoria dei Malatesta, Montefiore Conca è uno dei borghi più integri e affascinanti dell'intera Romagna. Ci troviamo a Montefiore Conca, un comune in provincia di Rimini di 2300 abitanti all'interno delle colline riminesi. Le colline azzurre tra Romagna e Montefeltro, dunque, sono lo scenario che incornicia il centro abitato che rientra nel prestigioso circuito dei borghi più belli d'Italia e si fregia della bandiera arancione del Touring Club Italiano. Quello che si trova qui è veramente un forziere, un insieme di gioielli preziosi che sono molto apprezzati da chi arriva su queste colline, partendo ovviamente da quelle che sono le bellezze naturali, il paesaggio, gli scorci che ci sono da questa altezza 385 metri sul livello del mare, dove si può ovviamente godere di tutta la costa, da Ravenna fino al Conero nelle giornate limpide. Quello che oggi viene percepito come splendido panorama su un mondo vasto e ricco rappresentò per gran parte della storia passata un elemento strategico di controllo militare. L'erto colle su cui troneggia la rocca malatestiana fu per secoli punto d'osservazione e presidio armato. Montefiore ha origini antichissime, sembra che venga dalla famosa città sepolta nell'Adriatico, Val Bruna. Si sa perché esisteva già in epoca romana un castrum Montis Floris. Però il periodo di maggior fulgore di Montefiore l'ebbe sotto il dominio dei Malatesta, naturalmente, che va dal 1300 fino verso la fine del 1400. E fiore all'occhiello, naturalmente, del nostro comune era rocca. È stato fatto costruire da questa famiglia Malatesta nella prima metà del 1300. Dimora estiva dei signori di Rimini e luogo di delizie degno di un re, la rocca, a stregua di una sentinella di pietra, offre con le sue geometrie severe ed imponenti scorci davvero unici. La rocca vista da alcune angolazioni richiama un po' il Castel del Monte perché sembra ottagonale. All'interno ci sono varie stanze, la cosa importante, ci sono due affreschi di Jacopo Avanzi, pittore bolognese del 300, che sono stati fatti eseguire da Malatesta Ungoro nella prima metà del 1300. La recente campagna di restauro ha riportato il complesso monumentale ad una totale fruizione, consentendo l'accesso alle sale dell'imperatore e del trono, e gli scavi archeologici hanno consentito di ritrovare numerosi oggetti d'uso quotidiano ottimamente conservati. Antiche maioliche, bicchieri e bottiglie provenienti dalla vicina Venezia, monete, armi e attrezzi da lavoro. Tutti oggetti che ci permettono di ricostruire il contesto e le vicende della vita di corte. Tra le molte storie spicca quella dello sfortunato amore di Costanza Malatesta, figura carismatica e presenza ancora viva nella rocca. Costanza Malatesta, figlia di Ungaro e di Violante d'Este, è appunto il nostro bel fantasma, in quanto è nata sposa giovanissima nel 1363 a Ugo d'Este. Il marito muore in guerra molto giovane e lascia una vedova giovane che, secondo il nostro storico Vitali, un abate del 1800, racconta che si innamora veramente di Ormanno, un mercenario tedesco. Lo zio Galeotto, perché molti si chiamavano Galeotto come nomi Malatesta, vuole assolutamente che tronchi questa relazione. Lei, innamorata, non obbedisce, viene assoldato un sicario, un certo Foriuso da Forlì, che purtroppo uccide i due amanti il 15 ottobre del 1378. Un antico delitto ai danni di due sfortunati amanti, la cui eco
aleggia ancora oggi. Si racconta che qualcuno abbia sentito, soprattutto nel mese di ottobre, si sentano dei lamenti nella rocca, soprattutto nelle giornate attorno al 15. Il visitatore può ripercorrere i passi di cavalieri e dame attraversando a piedi gli stretti vicoli del borgo. Il nostro viaggio prende avvio dalla riva, la bella passeggiata di Donna Costanza che costeggia tutta la cinta muraria. Un chilometro da percorrere facilmente ammirando le 10 torri di guardia, una diversa dall'altra. Oltrepassiamo l'antica porta Curina e visitiamo la bella pieve di San Paolo, chiesa parrocchiale di particolare architettura, gotica nella facciata esterna e nel portale ad ogiva e romanica nel campanile di età anteriore. Un monumento che conserva numerosi tesori d'arte, dalla bella pala della Madonna della Misericordia di Luzio Dolci, che occupa la posizione preminente al di sopra dell'altare maggiore, all'affresco della Madonna del Latte, risalente al XV secolo. Un altare laterale, invece, ospita il prezioso crocefisso ligneo di scuola riminese del 300, un'opera unica di scuola giottesca. Alle vicende di dame e cavalieri si associano quelle di viaggiatori e pellegrini. L'antica Montefiore, presidio militare, era posta lungo uno dei percorsi dei pellegrini romei che dal nord-est discendevano per l'appunto verso la città eterna. In un passo dell'Orlando Furioso si dice che Orlando, venendo da Rimini per andare ad Urbino, in Montefiore mutò i cavalli, quindi mutò, nel termine arcaico, significa che si fermò a dormire a Montefiore per poi proseguire il viaggio fino a Urbino. Infatti Montefiore Conca, per la via Pedrosa, era una strada di collegamento fra Rimini ed Urbino, per i pellegrini che poi proseguivano il loro viaggio andando a Roma. Oltre al buon Orlando, queste antiche vie furono attraversate per secoli dai viandanti che trovavano asilo presso la chiesina dell'ospedale, un plesso sacro risalente al XV secolo e un tempo annessa all'ospitale dei pellegrini, oggi andato perduto. La chiesa conserva importanti affreschi di scuola umbro-marchigiana ed un suggestivo crocefisso ligneo di stile popolare. Sono queste forme di devozione antica, non estranea ad eventi mistici e miracolosi. Il santuario della Madonna di Bonora, a pochi passi dall'abitato, è il più celebre e frequentato santuario mariano della diocesi di Rimini. Deve la sua origine ad un eremita laico, un certo Ondin Dei di Bonora, che lasciò in testamento ai terziari francescani la cella in cui aveva fatto dipingere l'immagine della Madonna della Divina Grazia. Correva l'anno 1409 e attorno a questa immagine, rivelatasi miracolosa, è cresciuto il santuario, completamente ristrutturato nei primi decenni del Novecento. Questi antichi percorsi commerciali, militari e soprattutto devozionali sono stati oggetto negli ultimi anni di un'intensa attività di recupero volta a tramutare queste colline in un vero paradiso per camminatori, ciclisti e amanti della mountain bike. Questo è un territorio che va visitato a piedi. Ci si può addentrare in questi boschi con la massima serenità. I percorsi non sono lunghissimi, ma qui la natura è veramente sorprendente. Sorprendente è anche la qualità dell'accoglienza. Lo spirito delle genti di Romagna qui si manifesta in tutti i sensi. L'accoglienza romagnola qui la si può percepire in maniera particolare. Moltissimi turisti che incontro anche casualmente mi dicono: ma sembra di essere in famiglia. Montefiore Conca, in più occasioni all'anno, si fa teatro e scenario di manifestazioni di qualità
rese possibili dalla partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. Montefiore Conca inizia sempre la stagione con una Romagna Marzulina, che è una rassegna di commedie dialettali. Poi abbiamo un evento che si perde nella notte dei tempi, è sempre stato rappresentato anche durante il passaggio della guerra ed è la deposizione del Cristo dalla croce, non è una via crucis, è proprio il portare Gesù morto nel suo sepolcro. Si scende dal monte e viene portata in processione questa antichissima statua di legno che viene lavata col latte solo quel giorno. Il grande evento di piazza del mese di luglio è Rocca di Luna. Ogni angolo del borgo si anima di musica, teatro e spettacoli circensi. Una grande festa che si conclude con lo spettacolo pirotecnico che incendia la rocca, con una vasta cascata di fuochi sotto le stelle. Tutte le domeniche di ottobre avviene da 53 anni a sta parte la Sagra delle Castagne, perché questo è un borgo con due grandi castagneti che offrono ovviamente questo frutto veramente prezioso. Ed infine, l'anno si chiude con l'arrivo delle festività natalizie, coronate dal presepe vivente che mobilita tutta la popolazione locale. Quest'anno abbiamo 42 quadri, i figuranti che vestono i panni dei cittadini dell'antica Betlemme sono circa 150. Abbiamo un centinaio di animali vivi, ovviamente oltre al bue e all'asinello che non possono mancare. Una manifestazione preziosa e totalmente autentica. Il bello del nostro presepe è che non c'è nulla di finto, nel senso che tutto quello che voi vedete oltrepassando la Porta Curina è quello che effettivamente avveniva 2018 anni fa, all'epoca della nascita di Gesù, e poi vi ritroverete a contatto con i pastori e vivrete un percorso di circa 2 ore che vi immergerà nella Betlemme di 2018 anni fa. Montefiore Conca diviene meta e al tempo stesso punto di partenza di un percorso ricco tra le azzurre colline delle terre malatestiane. Ma un visitatore deve per forza venire a Montefiore perché certe cose le può trovare solo qui. Un castello unico come questo, così con le sue geometrie severe, una fortezza vera e propria, con all'interno un museo importantissimo, viene doppiamente coinvolto dalla storia, dalla natura, dai percorsi in mezzo ai castagni, dalla cucina, dall'allegria, dall'ospitalità. Tutti quelli che vengono dicono ma un paese così bellino non l'abbiamo mai visto. Per dire questo vuol dire che si divertono, perciò è già un motivo per cui debbano venire.